Ciao e bentrovato nello spazio creativo. Oggi realizzeremo insieme, con materiali molto semplici e facili da reperire in casa, delle fotografie come questa qui. Per farlo utilizzeremo appunto degli oggetti comuni. Io ho depredato la cucina, fra poco ti faccio vedere che cosa ho preso. Voglio però fare prima una premessa. Utilizzeremo attrezzatura fotografica, corrente e acqua. Tre cose che non vanno immischiate, quindi fai molta attenzione. Vediamo subito che cosa occorre. Naturalmente il soggetto. Io ho scelto questa lattina. Nessuno mi paga, non è un brand che mi sponsorizza, neanche quest'altro, nessun marchio che vedrete è uno sponsor. E poi ho scelto, ecco appunto, anche quest'altra, che è una birra praticamente commemorativa dell'anno del maiale, se non sbaglio, è veramente molto interessante, e dei fiori finti. Il supporto ci servirà, questo veramente ho rubato tutto dalla cucina, una teglia e un rotolo di pellicola. Io ho preso questo perché non riuscivo a trovare una protezione per il piano, che questo è legno, ci andranno i schizzi d'acqua, quindi la userò per avvolgerlo, proteggerlo, ma poi sarà anche una tovaglia di quelle insomma impermeabili, e dei porta pranzo. Allora, io ho voluto riciclare per una questione ecologica questi qui, e ne useremo in realtà uno che tratteremo tra poco, ti farò vedere come. Gli altri li ho presi perché il soggetto, una volta posto all'interno del contenitore, potrebbe andare giù rispetto all'inquadratura. Ora ti faccio vedere un esempio. Questa più o meno è l'inquadratura che poi andremo a fare a livello fotografico, grosso modo, eh? Ok, e che succede? Se io vado a inserire direttamente il soggetto all'interno del contenitore, sparisce perché il bordo lo va a coprire. Quindi io con quest'altri portapranzo vado a sollevare il soggetto. Un altro elemento che può essere molto utile è un pezzettino di stoffa nera o un cartoncino nero, o comunque puoi usare altri materiali e sbizzarrirti, che so, ad esempio uno specchio o via discorrendo. Ecco, e questo va messo sotto. Io lo metto qui, perlomeno. Inizialmente puoi anche creare il tuo set più o meno identico a questo per capire, comprendere, sperimentare. Poi ti invito a tirar fuori la tua creatività e sperimentare, perché è proprio divertente. Ah, un'altra cosa, su Facebook trovi il gruppo di appassionati di fotografia, dove ti invito ad iscriverti e a pubblicare le fotografie che realizzerai, sia queste seguendo il mio tutorial che le foto che fai frequentemente. Bene, prepariamo il set. Quasi dimenticavo, manca un elemento veramente importante, ovvero un asciugamano, un canavaccio o un tovagliolo. Ecco, io vado a fregare magari qualcosa sempre dalla cucina. Questo perché ci bagneremo un po' le mani, e quindi prima di toccare di nuovo la fotocamera io ti consiglio vivamente di asciugarle bene. Quindi io prenderò un tovagliolo. Ma che... Non intendevo questo, vabbè, ma userò questo. Bene, allestiamo. Allora, io per iniziare ti consiglio di utilizzare un fondale scuro, nero, e naturalmente anche di distaccare il soggetto dal fondale di almeno un metro, perché così il flash non andrà a influenzare più di tanto sul background. È una cosa veramente fondamentale, in più avrai più effetto sfocato. Dopo ti dico anche che cosa che utilizzerò io per fare queste foto. Allora, se non hai un pannello come questo, puoi utilizzare del cartoncino nero, il bristol che puoi trovare comunque anche in cartoleria o in qualsiasi negozio di bricolage. Puoi usare anche un giacchetto nero, come ti ho fatto vedere nell'altro mio tutorial, quello 3-in-1, ti lascio poi in descrizione il link se vuoi andare a dare un'occhiata. E niente, io per velocizzare utilizzerò questo qui. Ora modifichiamo il nostro portapranzo. Per farlo ci servirà un chiodino, un cacciavite a stella con una punta veramente sottile. Ti faccio vedere quello che utilizzo io. Ok, quindi vado a prendere il mio portapranzo e vado a praticare dei forellini. Ok, nel caso succeda una cosa del genere, perché può capitare a seconda della plastica, io vi consiglio di prendere una candela o un accendino, surriscaldare leggermente la punta e andare a fare i forellini.
Ed ecco qui la scatolina con tutti i forellini. Il coperchio non ci servirà. Andiamo a prendere l'acqua. Spengiamo tutte quante le luci. Io utilizzerò come luce guida, come pilota, questo pannellino LED di cui ti ho parlato in un altro video. E per fare le fotografie utilizzerò questa mirrorless, una Fuji XA7, ma puoi usare qualsiasi cosa, l'importante è che ti permetta di impostare la modalità manuale. Ok, allora inquadriamo, facciamo la nostra inquadratura. Naturalmente più lontano più spazio riesci a lasciare tra fotocamera e soggetto, e meno rischio hai che le goccioline e gli schizzi d'acqua finiscano sulla fotocamera, quindi questo è qualcosa da valutare. Allora, faccio uno scatto di prova. Ecco, come puoi vedere ho un problema per quanto riguarda il fondale, che non copre appieno l'immagine, quindi devo nel mio caso alzare il pannello. Proviamo e vediamo che cosa succede. È importante, come ti dicevo, spengere tutte le fonti di luce. Facciamo un paio di scatti di prova. Perfetto, una volta impostato l'autoscatto andiamo a fare una prova. Ok, allora vedo che in alcuni punti è presente la parte in alluminio, questo non deve esserci. Posso anche ovviamente regolarlo in post produzione, ma a me piace fare una foto che non dico che sia finita, ma che abbia un buon livello già di ritaglio. Ecco qua. Oh, questa già è molto molto più interessante. La lattina è un po' storta per via del supporto, però guardate già che immagine molto carina siamo andati a realizzare. Asciugatevi sempre le mani, mi raccomando. Ok, direi che già così abbiamo un risultato abbastanza soddisfacente. Ma se volessi aggiungere magari dei dettagli, ecco, io vi invito a fare questo, ad usare tutta la vostra inventiva e aggiungere dettagli. Ora io metterò del ghiaccio intorno alla lattina e rifarò lo stesso scatto con la stessa angolazione e vedremo poi la differenza, quanto un dettaglio può cambiare una fotografia. Mi raccomando, ricordati di iscriverti agli appassionati di fotografia e al gruppo Facebook e di mostrare i tuoi scatti. Andiamo a prendere il ghiaccio. Ora che abbiamo visto come possono risultare delle fotografie scattate in un set allestito in questa maniera, con il flash della fotocamera, proviamo con un flash esterno. Vado a montare questo che è un trasmettitore, che trasmetterà il segnale appunto a un ricevitore che è montato sotto questo flash. Ma magari questo farà proprio una puntata di cose fighe per gli appassionati di fotografia, dove introdurrò anche questo. Cambiamo soggetto. Ed eccoci qui. Naturalmente puoi e devi provare vari fondali, varie situazioni, se hai appunto la fortuna di poter distaccare il flash della fotocamera e quindi di dargli un'angolazione a tuo piacimento, puoi anche realizzare delle fotografie con uno sfondo colorato utilizzando dei filtri appunto per il flash. Ma più in là magari te ne parlerò. Ma come ti ho fatto vedere, se vuoi già farlo con il flash integrato della fotocamera, lo puoi fare senza problemi. Io spero che questo tutorial ti abbia aiutato, ti abbia spronato, comunque dato un'idea in più per realizzare delle belle fotografie che pubblicherai. Magari taggami, o meglio ancora, vieni sul gruppo Gli Appassionati di Fotografia e facci vedere che cosa hai realizzato seguendo questo tutorial.
ti chiedo anche un piccolo aiuto. Cosa? Semplicemente condivisione, e magari mi lasci anche un commento con scritto "Ehi, ciao Vale!" O magari mi scrivi se hai dei dubbi o una qualsiasi cosa, sono a disposizione. Ti invito ad iscriverti al mio canale attivando la campanella se vuoi vedere altri tutorial o altri video fatti sempre da me relativi al mondo della fotografia. Per ora ti saluto, ti auguro buona luce e buon lavoro! Vai, vai, vai subito a fare le fotografie, forza! Vai, allestisci il tuo set!